ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' particolare e come vedete ho due facce. Il motivo è semplicemente che ho realizzato un confronto tra il trucco che realizziamo noi qui in Italia e il trucco che realizzano in America. Ovviamente ci tengo a sottolineare che è semplicemente una generalizzazione, non significa che tutti quanti ci trucchiamo in questo modo o che tutti gli americani si truccano in quest'altro modo. Questa idea me l'ha data un mio iscritto o iscritta, non mi ricordo chi tu sia, comunque ti ringrazio tantissimo. Magari se vedi questo video scrivici qui sotto che sei stato tu. Trovo che sia un'idea veramente carinissima mettere a confronto due tipologie di trucco così diverso. Qui in Italia siamo abituati a truccarci un pochino più naturali, siamo abituati ad usare un po' meno prodotti rispetto a quelli che utilizzano in America. Sicuramente il trucco americano è molto più carico, molto più dramatic, come lo definiscono loro, è bello carico, bello lavorato rispetto al trucco che realizziamo qui in Italia. Molte tecniche che utilizzano in America, qui in Italia ancora non si conoscono, ovviamente sto sempre generalizzando, però se a tante persone dite ehi, ma tu lo fai l'highlighting, ti rispondono e che cos'è? Ci sono tantissime cose che qui in Italia veramente ancora non sappiamo, però è bellissimo che il trucco e tutto quello che conoscono magari in America e in altri paesi stia piano piano arrivando qui in Italia. Ovviamente non significa che dovremo truccarci tutti quanti i giorni in questo modo, ma semplicemente che arriveremo a padroneggiare delle tecniche che magari adesso non sappiamo neanche esistano. Il che secondo me è fantastico, anche perché qui in Italia la maggior parte delle persone ad esempio non utilizza ciglia finte, non utilizza l'illuminante, non utilizza una matita labbra o comunque ha paura di indossare dei rossetti più carichi, ha paura di indossare un ombretto diverso da quello che utilizza quotidianamente. L'idea generale del trucco in Italia è questa, è come se ancora avessimo paura a sperimentare con il trucco come invece fanno molti americani. Personalmente credo di trovarmi nel mezzo, nel senso che adoro il trucco americano, però non lo realizzo così tanto carico magari come ho fatto oggi, ma non mi trucco neanche come il trucco all'italiana. Diciamo che sono un po' nel mezzo, mi piace sperimentare, magari dei giorni realizzare un trucco più naturale, altri giorni realizzare un trucco più carico. Poi lo sapete se mi seguite da un po', io amo follemente le ciglia finte, non ne riesco a fare a meno, trovo veramente che trasformino un look, però allo stesso tempo comunque non mi vergogno a uscire neanche struccata, per me è il trucco, è semplicemente un divertimento. Spero comunque che questo video vi piaccia, fatemi sapere se trovate interessante questa tipologia di video, magari ne faremo degli altri, chi lo sa. Mi raccomando, fatemi assolutamente sapere con un commentino qui sotto quale dei due lati preferite, o se magari anche voi sperimentate e realizzate delle volte più quello a destra, delle volte più quella a sinistra. Insomma, sono curiosa di sapere che cosa ne pensate. Senza parlare ancora, visto che ho parlato già troppo, vi lascio alla realizzazione dei due trucchi. Inizio questo trucco dalla base, già ho applicato ovviamente la mia crema idratante, ora vado ad utilizzare un primer, ma lo uso soltanto nella parte americana, non è un prodotto che quotidianamente noi italiani utilizziamo, quindi lo metterò soltanto sulla parte americana, e utilizzo il primer di Smashbox, il primerizer. Ora utilizzo il fondotinta sulla parte americana, metto un fondotinta molto coprente, cioè il Milani Conceal Imperfect. Sulla parte italiana metto un fondotinta più leggero e naturale, cioè il Bourjois Healthy Mix Foundation. Nella parte del trucco americana utilizzo anche uno stick in crema per dare un effetto abbronzato e scolpire di più il mio viso. Ora correggo le occhiaie. Sulla parte americana utilizzo un mix di due correttori che vado ad utilizzare anche per schiarire i punti centrali del viso. Utilizzo una mano più pesante rispetto alla parte italiana, sulla quale applico soltanto un correttore, anche questo lo utilizzo per schiarire i punti centrali, ma ci vado molto più leggera rispetto che sulla parte americana. Utilizzo la cipria su entrambe le parti del viso, l'unica cosa è che sulla parte americana realizzo il baking nella zona sotto l'occhio e sto attenta a non fissare la zona qui sotto il sopracciglio perché voglio scolpire poi il sopracciglio con un po' di correttore.
Nel frattempo che il baking agisce, realizzo le mie sopracciglia, le faccio con gli stessi prodotti su entrambe le parti, cioè la matita di Nabla nel colore Jupiter e il brow kit di Gosh Cosmetics. L'unica differenza è che sulla parte americana le realizzo un pochino più spesse e definite, invece sulla parte italiana le realizzo un pochino più soft. Con un po' del correttore più chiaro scolpisco il sopracciglio soltanto dalla parte americana. Spolvero via il baking, prendo un po' di terra aranciata e realizzo un effetto abbronzato sulla parte americana un pochino più strong, sulla parte italiana un pochino più soft. Soltanto dalla parte americana realizzo un contouring e un highlighting un pochino più accennato. Applico su entrambe le parti il colore chiaro, sia sotto il sopracciglio sia sull'angolo interno dell'occhio. Metto un po' di blush, anche questa volta è più presente sulla parte americana rispetto che sulla parte italiana. Ora applico l'illuminante, sulla parte italiana ne metto soltanto un po' sopra lo zigomo, mentre sulla parte americana ne applico due, uno più scuro e uno più chiaro per renderlo ancora più strong, e lo vado a mettere su tutti quanti i punti centrali del viso. Ora applico un mix di questi due ombretti e li utilizzo come colore di transizione, li applico in modo abbastanza naturale sulla parte italiana e in modo un pochino più allungato verso l'esterno sulla parte americana. Nella parte americana intensifico ancora di più con questo colore l'angolo esterno dell'occhio. Lo applico leggerissimamente anche nella parte italiana. Sulla parte italiana applico un colore chiaro su tutta la palpebra mobile e sull'angolo interno dell'occhio, mentre sulla parte americana realizzo un cut crease e ci vado ad applicare questo ombretto qui. Nella parte iniziale, nell'angolino interno dell'occhio, ci applico lo stesso colore chiaro che ho messo da questa parte. Ora nella parte più esterna utilizzo un marrone scurissimo, prendo questo qui e vado ad intensificare ancora di più la piega dell'occhio.
Nella parte italiana utilizzo una matita chiara all'interno dell'occhio, mentre nella parte americana ci metto una matita nera. Ora nella parte americana realizzo una riga di eyeliner grafico, mentre nella parte italiana faccio un mix tra il marrone più scuro ed il nero e vado ad intensificare l'attaccatura delle ciglia concentrandomi specialmente nella parte più esterna. Utilizzo il mascara sia sopra che sotto, su entrambi i lati allo stesso modo. Sulla parte americana, senza ombra di dubbio, applico un paio di ciglia finte, utilizzo le Iconic di House of Lashes, che sono, lo sapete, le mie ciglia preferite. Nel frattempo che aspetto che la colla si asciughi leggermente, voglio applicare lo stesso colore che abbiamo messo nell'angolino interno anche sotto il sopracciglio, solo sulla parte americana. Ora passiamo alle labbra. Sulla parte italiana voglio applicare semplicemente un rossetto, utilizzo il 983 di Maybelline. Invece sulla parte americana voglio applicare prima una matita labbra, poi un rossetto su tutte quante le labbra e poi un rossetto per schiarire soltanto i punti centrali. Qui in Italia mi capita spessissimo di vedere che non si utilizza la matita sulle labbra. È anche questa una generalizzazione, non è che tutti quanti non utilizzano la matita, però nella maggior parte dei casi non si utilizza, quindi non la utilizzerò neanch'io. Mi stavo dimenticando, ovviamente nella parte americana ingrandisco tantissimo le mie labbra rispetto alla parte italiana. Quindi ragazzi, questo è il nostro trucco, anzi sono i nostri due trucchi finiti. Spero tanto che il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice all'insù come al solito, oppure iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao!